ho parlato di questa ottava Einaudi Lecture, del rapporto che c'è tra il merito delle persone e i loro redditi e le loro disuguaglianze. È stata l'occasione per rileggere anche alcuni testi di Einaudi, ma anche per riflettere su alcune caratteristiche del capitalismo contemporaneo che sembrano generare molte disuguaglianze non riconoscibili al merito. La difficoltà peraltro di capire esattamente cosa sia il merito rende opportuno ragionare in termini leggermente diversi, che sono quelli di cercare di limitare alcuni privilegi, alcuni vantaggi, operando con politiche adeguate che oggi si tende a chiamare politiche predistributive, cioè che intervengono sulla formazione delle disuguaglianze piuttosto che sulla loro correzione con gli strumenti del stato del benessere e del welfare state. E quindi l'obiettivo di questa lezione era quello di sensibilizzare ancora di più alla rilevanza di questi problemi e magari avviare una discussione su questi temi che non sia troppo condizionata dal pregiudizio che tutte le disuguaglianze sono meritate. Noi tutti e tre i dipartimenti praticano un modo di fare scienze sociali che a mio avviso è molto vicino a quello delle origini del laboratorio di economia politica. Sono scienze sociali molto rigorose, fanno ricerca accademica, quindi sono teoricamente e metodologicamente molto forti, orientate a quesiti accademici, però fanno anche quella che noi chiamiamo le scienze sociali pubbliche e applicate. Alle origini queste figure, queste grandi figure erano tutti uomini di scienza ma anche uomini pubblici. Noi su scala minore forse o non lo so, la pratichiamo ancora oggi, cioè è questa: affrontare i problemi della società richiede necessariamente di superare gli approcci strettamente disciplinari che sono quelli tipici dell'Accademia. Con grande piacere che porto i saluti del magnifico rettore dell'Università di Torino per questa mostra e anche i miei saluti come direttore della scuola di scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali. La scuola rappresenta uno dei luoghi in cui quel sapere interdisciplinare che fu alla base del laboratorio Cognetti de Martis continua a consentire delle opportunità di dialogo e confronto tra i dipartimenti di giurisprudenza, di cultura e politica e società e di economia e statistica Cognetti de Martis. Questa tradizione di confronto all'interno delle scienze sociali con robuste basi giuridiche, storiche, sociologiche e ovviamente economiche, a mio avviso continua a essere fondamentale per comprendere la complessità del mondo attuale. Buongiorno, sono Paolo Cognetti de Martis, anche se non uso mai il mio nome completo, questo è il mio trisnonno Salvatore. Ho un busto simile a questo, una copia in casa fin da quando sono piccolo, quindi lo conosco bene. È molto bello essere qui oggi a commemorare il 130ennale della fondazione del laboratorio che porta il suo nome. Mi piace ricordare anche che è il 90° anniversario proprio nel 2023 della casa editrice Einaudi, fondata dal figlio di Luigi Einaudi, Giulio, con cui io sono finito a pubblicare i miei romanzi. E quindi è molto bello che questa storia di nonni, trisnonni e uomini del passato, ecco, si possa ancora leggere nel presente con persone di valore, speriamo, e le idee dei nostri tempi. Perché è un modo di ritrovare le proprie radici che fondano il laboratorio di economia politica, ma nello stesso tempo anche di dimostrare quella che è la nostra vitalità dopo 10 anni che siamo il Dipartimento Cognetti di Economia e Statistica. Quindi siamo molto contenti del rapporto con gli studenti che cresce ogni anno, anche del loro indice di soddisfazione che è molto buono. Siamo un dipartimento giovane, un dipartimento che ha ottenuto delle ottime valutazioni nella ricerca ed è molto importante, sicuramente un valore aggiunto, il rapporto che possiamo avere con gli altri due dipartimenti, quello di giurisprudenza e quello di cultura, politica e società, al quale siamo sempre stati variamente connessi, perché quando il laboratorio di economia e politica è nato era una costola di giurisprudenza e poi noi siamo stati, quando è nata scienze politiche, riferimento per entrambi. Quindi è molto importante questo aspetto di considerare le scienze sociali in un modo assolutamente multidisciplinare. Fondazione Einaudi è molto felice di aver partecipato all'organizzazione di questa giornata. La lezione è stata estremamente stimolante e ha
sintetizzato un po' anche l'approccio della Fondazione, conservare il pensiero di Luigi Einaudi, ma reinterpretarlo guardando al futuro, applicandolo con le dovute cautele, le dovute innovazioni, le situazioni attuali. Si inaugura oggi una mostra che ricorda la storia nel suo periodo d'oro di un'importante istituzione dell'Università torinese, cioè il Laboratorio di Economia Politica, che poi prenderà il nome dal suo fondatore, cioè Cognetti De Marzis, Salvatore Cognetti De Marzis. La mostra è dedicata, ho detto, al suo periodo d'oro, cioè quello che va dalla fondazione 1893 fino alla fine degli anni 30 e alla guerra, che vide prima Salvatore Cognetti De Marzis, poi Einaudi, guidare quella che può essere definita il luogo di fondazione della Scuola di Economia di Torino. Una scuola che si caratterizzerà all'interno del pensiero economico dell'epoca a livello internazionale per i suoi legami con soprattutto il mondo inglese, per una originale elaborazione del pensiero neoclassico, dell'economia neoclassica, che era la forma dominante del pensiero economico del tempo. Ecco, questi sono libri, diciamo, che provengono da doni di Einaudi. Vede, qui c'è scritto dono professore Einaudi. E quindi questo è un libro antico. Questo è sempre un dono suo. Questa è una tesi di laurea stampata di questo allievo che si chiama Arturo Borroni, e anche qui questo è una tesi, insomma, di un allievo. All'illustre c'è anche la dedica, all'illustre economista professor Luigi Einaudi, omaggio dell'autore. E quindi questi come esempi, diciamo, di libri provenienti da lui e che adesso conserviamo qui in giurisprudenza. E Einaudi praticamente gli fece fare un lavoro sul catalogo per soggetti della biblioteca, e questa relazione, che è firmata appunto da Alessandro Galante Garrone, è rimasta fra i documenti, e lui, Galante Garrone, lo ricorda poi nei miei maggiori, e ricorda che appunto le indicazioni che Einaudi gli dava per fare le schede bibliografiche come, insomma, un modello di... Galante Garrone, io ero presidente della SOCRAN, della federazione, sì? Tenne il discorso nella sala dove la bara è depositata. Il cerimoniale esige che qualcuno tenga un discorso commemorativo, sì? E io parlai per lui e per fratello Carlo, sì? Che era senatore comunista, sì?